La fine del mondo ora arriva davvero, e questa volta arriva davvero la fine del mondo, cari amici, non è come le altre volte. Beh, il fatto è che il mio caro amico Alessandro Maggioca, il quale è convinto della verità della teoria del padre della Chiesa Origene, il quale Origene parlava di apocatastasi, cioè quando ci sarà la fine del mondo, ci sarà il giudizio universale e andremo tutti in paradiso. E io pure ci credo alla dottrina dell'apocatastasi, capito Alessandro Maggioca? Ci credo pure io, perché di certo Dio non ci manda nessuno all'inferno, siamo tutti suoi figli. Tutti figli suoi siamo, e ci porterà tutti in paradiso. Però, caro amico, io non lo so se questa volta ci sarà davvero la fine del mondo. Tu mi mandi della documentazione scientifica dove ci sono gli esperti che dicono che mi pare entro il 2050, il 2040, il 2050 ci sarà, se non altro, la fine della vita su questo pianeta. E caro Alessandro Maggioca, tu sei giovane e quando ci sarà la fine del mondo, tu sarai ancora in vita. Che c'hai tu, Maggioca? Cioè, hai 30-35 anni, che c'hai, Maggioca? Quindi nel 2050 sarai ancora in vita. Io invece sarò già morto, perché ho 76 anni, capito? Io ho 76 anni. E nell'anno previsto per la prossima fine del mondo io non ci sarò più, sarò già morto. Tu proprio la vedrai dal vivo la fine del mondo. Io la vedrò dall'aldilà, la vedrò, non so dove sarò nell'aldilà, può darsi pure che vada in purgatorio, non lo so, o anche all'inferno, però poi con l'apocatastasi andremo tutti in paradiso. Io, caro Alessandro, cosa vuoi che ti dica? Tu dici che questa volta la fine del mondo c'è davvero. Sì, caro, hai ragione ad avere fretta, sai. Io ti capisco, Alessandro, che tu hai ragione, perché si fa fatica a vivere. Tant'è vero che i saggi, gli antichi saggi della Grecia, ma i veri saggi, come Menandro, come Sileno, non avevano tanta simpatia per la vita, hai capito, Alessandro Maggioca? Quindi io ti capisco che tu voglia che questa volta la fine del mondo venga davvero. Tu la vedrai con i tuoi occhi sensibili. Io sarò nell'aldilà quando arriverà la fine del mondo. Certo che poi col giudizio universale, con la dottrina dell'apocatastasi, quando saremo elevati tutti in paradiso, starò meglio pure io, perché sarò morto. Però di certo dopo morte io non vado subito in paradiso, e il Signore mi farà stare un po' in purgatorio oppure mi manderà all'inferno, però poi ci rivedremo in paradiso, Alessandro Maggioca, capito? Ci rivedremo in paradiso, ok? Bene, cari amici, io nel riassunto di questo video vi lascio il messaggio che mi ha inviato Alessandro Maggioca con tutta la relativa documentazione scientifica. Poi però ricordatevi pure di sfogliare quest'opera qua, la mia storia della filosofia, e anche quest'opera qua, capito? Ok, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.